Il nuovo aggiornamento patch 24.20 sta finalmente per arrivare. Ed infatti all'interno di questo video andremo a vedere tutte quante le novità di questo nuovissimo aggiornamento che sarà incentrato soprattutto su Attack on Titan in arrivo questa settimana qui su Fortnite. Sul canale vengono fatti ogni giorno dei regali agli iscritti, che includono nuove skin, cosmetici e anche il nuovo pass battaglia della season 2 di Fortnite. Se anche tu avrai la possibilità di ricevere un regalo, è molto semplice. Iscriviti al canale attivando la campanella, commenta qui sotto con il tuo ID Epic. E se ti va puoi supportarmi all'interno dello shop di Fortnite utilizzando il codice creatore Daccini. Se lo utilizzi mandami la foto, taggami su Instagram, in questo modo sarai repostato. Partiamo subito e come detto in precedenza il nuovo aggiornamento patch 24.20 sarà ufficialmente rilasciato questa settimana e questa patch andrà ad implementare soprattutto tantissime novità relative ad Attack on Titan. Infatti potremo finalmente sbloccare la skin di Eren Jaeger, verrà introdotta anche l'arma mitica di Attack on Titan all'interno della mappa e soprattutto verranno anche introdotti altri personaggi della serie. Mi raccomando, guardate questo video fino alla fine per scoprire tutte quante le novità di questo nuovo aggiornamento in arrivo questa settimana qui su Fortnite. Partiamo subitissimo andando a vedere le primissime novità, perché oltre a Attack on Titan, tutte quante le altre novità, nuove skin, nuovi personaggi che verranno introdotti, abbiamo anche un'altra collaborazione che porterà ricompense gratuite all'interno del gioco. La collab è proprio quella tra Fortnite e Coachella. Infatti, come si va a riportare questo leaker, Fortnite per Coachella seconda collaborazione. È stato aggiunto un nuovo sito web, dal 13 al 23 aprile ci saranno missioni per ottenere ricompense gratuite come la schermata di caricamento che stiamo vedendo qui sotto. È prevedibile che ci saranno nuovi cosmetici, anche le skin di Ariana Grande e J Balvin potrebbero uscire in quei giorni. Quindi tramite questo nuovo aggiornamento dal 13 di aprile fino al 23 di aprile avremo questa seconda collaborazione tra Fortnite e Coachella, dove verranno introdotte anche ricompense gratuite completando delle missioni. Le missioni sicuramente si andranno a completare in creativa nella mappa appunto relativa a questo evento. E come abbiamo letto, oltre le ricompense gratuite, questa nuova collaborazione con Coachella, verranno anche introdotte di nuovo, probabilmente verranno introdotte le skin di J Balvin e Ariana Grande. Forse anche nuovi cosmetici, poi vedremo tramite il nuovo aggiornamento, ma comunque è stata confermata ufficialmente anche tramite il nuovo sito web che la Epic ha creato di questa seconda collab tra Fortnite e Coachella, che porterà appunto delle nuove ricompense all'interno del gioco. Ma andiamo avanti, questo qui si tratta diciamo di un concept, però magari verrà introdotto in futuro qui su Fortnite, non so se nei prossimi aggiornamenti, ma magari in futuro potrebbe essere preso questo concept e aggiunto in gioco. E il concept in questione è proprio relativo a un'arma del clombo. Infatti questo utente all'interno della creativa 2.0, che come sappiamo possiamo creare ciò che vogliamo in questa creativa, appunto ha creato una sorta di AR, comunque esplosivo o qualcosa del genere, lo state vedendo a schermo, e questo AR è diciamo a forma di clombo, comunque presente un clombo sopra. È veramente un concept molto interessante, non so se la Epic lo andrà mai ad introdurre in gioco, però magari ci potrebbe stare. È fatta veramente molto molto bene, a parer mio al posto di sparare i proiettili gli avrei fatto sparare ad esempio delle clombacche esplosive. Come sapete le clombacche erano appunto il cibo del clombo, che erano presenti in map nel periodo in cui c'era anche il clombo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo concept che stiamo vedendo a schermo. Comunque questo dimostra che tramite questa creativa 2.0 possiamo veramente creare tutto ciò che ci pare e piace, e addirittura le persone stanno creando queste armi a forma di animali. Tramite il nuovo aggiornamento verrà anche introdotta una nuova funzione proprio per i creator. Andiamo subitissimo a leggere di cosa si tratta, perché come si va a scrivere lì che Shina BR, le pagine del creator in game verranno aggiunte su Fortnite il 12 di aprile. Questa è un'immagine concept, perché avrà un aspetto molto diverso in realtà questa funzione in gioco, e andiamo un po' a leggere a cosa servirà appunto questa pagina del creator. Come si va a scrivere sempre il leaker, continuando a leggere, le persone saranno in grado di visualizzare il tuo profilo quando giocano a una delle tue mappe, in modo che possano vedere giocare con altre mappe che hai creato. Quindi in pratica questa pagina del creator, come abbiamo potuto ben leggere, servirà soprattutto alle persone che giocano alle nostre mappe creative di andare a notare anche altre mappe che abbiamo creato. Quindi ad esempio se abbiamo creato un paio di mappe e una persona gioca ad esempio una di queste nostre mappe della creativa,
tramite questa schermata possono anche visualizzare altre mappe create da noi. Magari quella mappa gli è piaciuta e vuole provare anche altre. Quindi una funzione molto interessante, soprattutto per chi crea mappe in creativa, per farsi notare molto più facilmente. Quindi queste sono tutte quante le novità che verranno introdotte. Eccoci qui spostati all'interno della lobby di Fortnite, perché recandoci nella sezione Pass Battaglia, appunto tramite il nuovo aggiornamento 24.20 avremo la possibilità di sbloccare tutti i cosmetici legati a Fortnite per Attack on Titan, ovvero i cosmetici di Eren Jaeger. Infatti qui abbiamo la schermata di Eren Jaeger. Nel momento in cui sto registrando questo video mancano 7 giorni e potremo appunto completare le missioni per ottenere le ricompense, ma mentre lo starete vedendo voi mancheranno solamente 4-3 giorni e appunto tramite questo nuovo aggiornamento potremo finalmente ottenere tutte quante queste ricompense. È possibile che verrà anche inserita una seconda pagina segreta tramite il nuovo aggiornamento, dove avremo ancora altre ricompense, ad esempio una skin bonus proprio di Eren Jaeger o proprio un suo secondo stile segreto. Visto che nei file di gioco c'è ancora una schermata di caricamento legata proprio a Eren Jaeger, e soprattutto potrebbero anche introdurre magari uno stile come lo state vedendo a schermo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque, se verrà rilasciata anche questa seconda pagina di Eren Jaeger lo sapremo solamente tramite l'aggiornamento 24.20. Ma oltre a sbloccare i cosmetici di Eren Jaeger avremo anche l'aggiunta di altri due personaggi della serie di Attack on Titan. Infatti Fortnite, proprio tramite questo trailer, nei scorsi giorni ci ha annunciato che tramite il prossimo aggiornamento di martedì 11 di aprile verranno introdotti ufficialmente all'interno dell'item shop i personaggi di Mikasa e Levi. Quindi questi altri due personaggi che possiamo notare all'interno di questo trailer verranno ufficialmente introdotti all'interno dello shop tramite The Bundle, oppure si potranno comprare unicamente. Quindi questo aggiornamento 24.20 sarà soprattutto incentrato su Attack on Titan, visto che potremo sbloccare la skin di Eren Jaeger, arriveranno questi due nuovi personaggi, ma soprattutto avremo anche l'aggiunta all'interno della mappa dell'arma mitica di Eren Jaeger, ovvero questa qui che state vedendo a schermo, che possiamo anche notare in diversi trailer come quello iniziale e quello di queste altre due skin di Mikasa e Levi. Quindi quest'arma la potremo trovare all'interno della mappa, magari verrà proprio introdotto il boss di Eren Jaeger, dove andandolo ad eliminare in un determinato punto della mappa avremo la possibilità di andare a prendere quest'arma e utilizzarla. Quindi come detto la patch 24.20 sarà soprattutto incentrata su Attack on Titan, visto che verranno introdotte tantissime novità proprio legate a questa serie e a questa collab. Fatemi sapere se andrete ad acquistare queste skin che usciranno tramite il nuovo aggiornamento nello shop e se siete in hype per l'arrivo ufficialmente della collab con Attack on Titan, che entrerà finalmente nel vivo. Quindi queste sono tutte quante le novità del nuovo aggiornamento patch 24.20, che sarà introdotto ufficialmente martedì 11 di aprile e porterà in gioco veramente tantissime novità. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. E soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte le novità del nuovo aggiornamento 24.20 qui all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video.